In onda, spazio aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Gentili ascoltatori, buonasera, benvenuti a Spazio Aperto qui a Radio Sires, in studio Massimo Bonella, alla regia centrale abbiamo Rosario Moreno. Prima di andare con l'ospite, che tra qualche secondo vi presenterò, un aggiornamento delle notizie. Dunque, il simbolo dell'emergenza Covid-19, il cimitero monumentale di Bergamo, ha riaperto gli ingressi limitati e controlli da qui per tanti giorni. Sono partite le colonne dei camion con le bare che non riuscivano più a seppellire o portare nel forno crematorio della città, diretti verso altre province. È celebrata la messa nella chiesa con 70 fedeli all'interno e 40 sul sagrato. Riaperto anche al traffico passeggeri l'aeroporto di Bergamo. Ecco, c'è poi da chiedersi come mai questa strage di persone anziane negli ospedali, nelle case di riposo, ecco, sarebbe motivo di seria indagine. Dunque, le cose col Covid-19, come qualcuno dice, andrà tutto bene? No, cari signori, non è andato per niente bene. Andiamo avanti, ancora un altro aggiornamento importante per quanto riguarda il terribile incendio che ha colpito Porto Marghera nella giornata di venerdì. Dunque, ora le conseguenze sono nefaste, sono terribili. Un disastro ecologico dopo l'esplosione e l'incendio della 3V Sigma. Questa è la ditta che ha preso fuoco. Il noto ambientalista Andrea Zanoni, ex europarlamentare, oggi consigliere del PD, dice: abbiamo visto centinaia di pesci morti nelle acque dei canali, presumibilmente ormai prive di ogni forma di vita. Dopo l'esplosione e l'incendio, questo è lo scenario terrificante, qui ci sono anche delle fotografie, terrificante nella zona del petrolchimico di Marghera. Con una interrogazione ho chiesto alla regione che le analisi che sta effettuando e che farà l'ARPAB. Quali i risultati dei monitoraggi? Dobbiamo sapere quali sono le sostanze inquinanti nel territorio. Così Andrea Zanoni. Ecco, un fatto a mio avviso questo molto grave. Pensate che poi questo canale va a sfociare da lì a poche centinaia di metri direttamente in laguna. E questi sono, come dire, dei grossi peccati. Come si dice, peccati mortali, ecco, dei peccati contro la vita, degli assassini contro la vita. Dunque, veniamo ora all'ospite di oggi. Abbiamo nuovamente, mi fa piacere averlo con noi, collegato da Roma, Gaetano Pedulà, che saluto. Ciao Gaetano, grazie. Ciao Massimo, buona serata a tutti i radioascoltatori. Grazie per avermi invitato nuovamente. Noi ci fa sempre piacere perché ci porti anche, come dire, dei messaggi di speranza, insomma, che ne abbiamo bisogno proprio in questo periodo qui. Ecco, io vorrei riprendere un po' quella scaletta dell'altra volta, che poi eravamo usciti, tra virgolette, fuori tema. Abbiamo parlato di extraterrestri, o meglio, cosa c'è all'interno del contenitore UFO, che è stata una trasmissione molto interessante. Ho avuto anche diversi, ecco, complimenti, è stata, insomma, ha fatto piacere a molte persone. Un'informazione che è questa che è giusto dare, perché insomma, fin dall'infanzia sentivo sempre parlare di questi UFO, poi alla fin fine non si riusciva mai a sapere, insomma, alla fin fine che cosa sono realmente. Ecco, non c'era mai stata una risposta concreta su questo argomento. Noi, insomma, ci stiamo provando. Allora, riprendendo un po' la scaletta, ecco, io so che tu ti occupi, dopo quella forte, intensa esperienza che hai avuto nel 2003, di cercare, insomma, di aiutare le persone con un lavoro interiore. Ecco, in che cosa consiste? Sì, innanzitutto bisogna spiegare a cosa è riferito e poi in cosa consiste. E diciamo che il contesto in cui è calato il lavoro interiore è un periodo storico per l'umanità,
molto molto importante, perché l'uomo è chiamato a portare avanti dei cambiamenti epocali, perché diciamo, la tecnologia che l'essere umano ha sviluppato, diciamo, l'altissimo numero di popolazione che ormai c'è a livello mondiale, proprio come miliardi di persone, e in più lo sfruttamento delle risorse del pianeta Terra, pone, diciamo, ci pone di fronte ha uno scenario, diciamo, importante e decisivo. Cioè, l'uomo ce la farà a sopravvivere all'interno di questo pianeta? Ci sarà un futuro per il pianeta, per l'umanità? Beh, caro Massimo, cari ascoltatori, in realtà, se guardiamo le statistiche, vediamo che muoiono di fame praticamente 820 milioni di bambini all'anno ancora, e sono aumentati rispetto a prima, quindi il problema della fame non è risolto e sta peggiorando. Inoltre ci sono moltissime guerre in tutto il mondo. Adesso c'è stata l'emergenza Covid e c'è stata, diciamo, una sospensione di diversi scenari, ma se no nel pre-Covid si parla, insomma, di 30 guerre in tutto il mondo, quindi con coinvolgimento impressionante di persone, di risorse economiche, militari, eccetera, eccetera, e in più il disboscamento, lo sfruttamento delle risorse naturali e l'inquinamento. Quindi viviamo in un pianeta che, diciamo, sono decisamente visibili i gravi danni che ha provocato l'inquinamento, proprio con il cambiamento climatico, il disgelo dei ghiacci, che potrà essere anche legato a dei fattori di fluttuazione climatica, possono far parte di un pianeta, ma in realtà, diciamo che è anche e soprattutto dovuto all'azione dell'essere umano, che è poco, molto poco consapevole e rispettosa di, appunto, di quello che è il pianeta, le sue risorse, gli esseri viventi che lo popolano, animali, piante, minerali e essere umano incluso. Quindi ci sono ancora tantissime situazioni di sfruttamento del lavoro minerile in Africa e in tanti altri posti del mondo. Ecco, quindi la domanda, prima di spiegare che cos'è il lavoro interiore, è innanzitutto in che scenario ha senso il lavoro interiore. Quindi ci troviamo di fronte sostanzialmente a una situazione dove l'essere umano è chiamato a un cambiamento, a imparare a rispettare il pianeta, a rispettare i propri simili, a rispettare se stesso. Ecco, in nessuno di questi casi, per il momento, se guardiamo le statistiche, l'uomo sta rispettando, sta esercitando una forma di rispetto. Per cui, diciamo che il lavoro interiore è una risposta a questa difficoltà perché, come dicevo, l'uomo è chiamato a portare un cambiamento urgentemente se vuole, diciamo, garantirsi un futuro e se vuole garantire un futuro a questo pianeta. Per cui, com'è possibile portare un cambiamento? Com'è possibile portare, diciamo, una nuova modalità di essere in questo mondo? Beh, diciamo, il primo principio di un lavoro interiore è quello classico di cui si parla da millenni, quindi non è niente di nuovo. Quindi il primo principio è quello di cercare di agire in un modo etico, rispettando l'ecosistema, rispettando le persone, rispettando tutto quello che è intorno a noi, cercando di vivere in modo il più amorevole possibile, il più cooperativo possibile la nostra esistenza, cercando anche nel lavoro che svolgiamo di giorno, nell'occuparci della cucina, nell'occuparci dei figli, dei piccoli gesti della vita quotidiana, cercando di esprimere, manifestare, di vivere con la massima amorevolezza possibile. Questo è il principio di base, è proprio il pavimento. Se manca questo pavimento, manca tutto. Quindi in un lavoro interiore il principio di base è l'atteggiamento etico, le opere di bene, il cercare di aiutare gli altri e anche, mettiamoci, il dire la verità, che fa parte poi degli organi di informazione come per esempio Radio Soyuz, no? Da cui stiamo parlando, e tutte le altre radio collegate. Ecco, e questa è una parte importantissima. In più, nel lavoro interiore che io insegno, c'è anche una parte di autoconoscenza, di lavoro su se stessi. E che cosa vuol dire? Che cos'è questo lavoro su se stessi? Oltre l'etica, oltre la denuncia, no, dire la verità, a che cosa serve questo lavoro?
dentro di noi, serve semplicemente a lavorare su quelle che sono le nostre tematiche irrisolte a livello interiore, quindi i blocchi, i traumi, le difficoltà caratteriali determinati da certi traumi che abbiamo vissuto, in modo che questo poi ci porti da un lato a non agire in preda agli effetti di esperienze traumatiche, che sono effetti di dolore, no? Quindi ognuno di noi, quando ha vissuto un trauma, ha comunque sofferto. Ha sofferto di rabbia, ha sofferto di tristezza, ha sofferto di senso di colpa, di senso di inadeguatezza, che ha portato poi diverse conseguenze: una mancanza di autostima, un'iperattività, un'ipertensione, una facilità ad avere degli stati collerici, di rabbia. Quindi, diciamo, ci ha portato in qualche modo, no, il normale fluire dell'esistenza ad avere delle reazioni nella nostra vita, che fanno parte poi della nostra personalità. E ecco, quindi un lavoro interiore serve a imparare a relazionarsi con tutto ciò che accade dentro di noi, onde in primo luogo evitare che ciò che ci attraversa, che è un effetto della nostra esperienza di vita terrena, non ci porti a essere aggressivi, a essere distruttivi verso gli altri, a dire menzogne, a nasconderci, a non prendere posizione nella vita, a essere vigliacchi, ma non perché uno deve essere forte, violento, si deve arrabbiare, no, dire semplicemente con calma, ma con fermezza, la verità. Ovviamente informandosi su quella che è ovviamente una verità autentica, certo non sposando la prima cosa che uno incontra, quindi attraverso uno studio, attraverso una verifica, un'analisi profonda dei contenuti, dei fatti condotte in modo serio. Ecco, però poi, ecco, diciamo che il lavoro su di noi ci permette proprio di affrontare tutti quei blocchi, quegli effetti dei traumi che ci portano naturalmente a essere egoisti, a essere aggressivi, a essere arroganti, oppure a isolarci, oppure a fare le vittime, oppure a sovraccaricarci di responsabilità alla vita per sentirci a posto con la coscienza, e tutta una serie di effetti sgradevoli legati a una mancanza di cura dell'interiorità, che poi alla fine dei conti ci portano lontanissimo dal primo punto di un lavoro interiore che abbiamo espresso pochi minuti fa, cioè l'etica. Io non posso garantire, in altre parole, di agire in modo etico nell'interesse comune, se poi un trauma del tradimento che ho subito diverso tempo fa mi condiziona e quindi mi impedisce di valutare correttamente una situazione, per cui di fronte magari a una persona con cui potrei cooperare positivamente, magari emerge la paura fortissima di essere tradito, perché magari questa persona sa delle cose su di me, incomincio a parlare con altre persone, c'è una collaborazione e io incomincio a vivere il terrore che questa persona mi tradisca, mi inganni, faccia un complotto con altri, e a quel punto magari io mi sto inventando tutto, perché tendo a pensare male a causa della sofferenza che magari ho attraversato 10 anni fa. E quindi inevitabilmente certi stati che poi possono, diciamo, soprattutto attraversarci a livello inconscio, sono difficilmente controllabili. Pensiamo solo anche a un altro esempio, al senso di colpa. Mi sento in colpa, ho un senso di inadeguatezza, non mi sento all'altezza e istintivamente mi incomincio a sovraccaricare di responsabilità. Incomincio a fare 3.000 cose contemporaneamente, vado in palestra, mi occupo dei bambini, poi vado a teatro, poi incomincio a occuparmi della scuola, poi mi incomincio a occupare dei figli, poi mi incomincio a occupare degli amici, apro un'associazione, entro in una sorta di, che potrebbe essere tutte cose meravigliose, attenzione, non è che uno non deve fare queste cose, ma dipende come le fa, in che modalità, ecco, tutto qui sta il segreto. Per cui se io lo faccio a causa di un senso di colpa, e tante volte noi riempiamo gli spazi della nostra giornata perché non sappiamo diciamo stare insieme alle frustrazioni interne, quello che accade è che poi io magari, proprio perché non mi sento adeguato, perché c'è un senso di colpa molto forte, incomincio a essere
perfezionista, a esigere in modo sconsiderato da me stesso, e poi questo si trasmette anche agli altri. Incomincio in queste responsabilità a diventare autoritario, a diventare una persona che controlla anche ogni singolo respiro, e quindi poi controllo le persone che stanno accanto a me, controllo i figli, controllo i cooperatori, incomincio a diventare oppressivo, autoritario. Quindi dov'è l'etica? Dove è andata a finire tutta quella bella idea di operare per il bene comune, se poi io divento un oppressore? Quindi parlo, no, dico che vorrei avere un atteggiamento etico, ma in realtà i fatti dicono tutto il contrario. E io posso pure magari occuparmi del bene collettivo, fare delle opere meravigliose, ma alla fine, se io però poi nel piccolo con le persone non sono e non manifesto un'integrità, allora io stesso sto venendo meno al giuramento che ho fatto. Voglio agire in un modo etico perché voglio cooperare a un cambiamento del mondo nel meglio, non voglio sfruttare le piante, gli animali, gli altri esseri umani, voglio costruire un pianeta migliore, ma io stesso getto le basi per un futuro il peggiore possibile nel momento in cui divento un oppressore, aggressivo e arrogante, per una forma di diciamo sfogo di un disagio interiore di cui non mi prendo cura. Ecco quindi che il lavoro interiore, nella sua parte che riguarda l'autoconoscenza, la riforma interiore, cioè di quello che c'è dentro di noi, è importantissimo, perché ci porta a limitare tutte quelle azioni degenerative, degeneri, causate appunto da dolori non risolti. Non solo, e poi c'è un'altra cosa che secondo me è meravigliosa, e questa ve la provo a dire nel modo più semplice possibile. A parte il fatto che i condizionamenti nefasti di una mancanza di cura di quello che c'è dentro di noi vengono piano piano, possono essere, no, accompagnati, curati, accolti e resi piano piano inoffensivi, l'altro aspetto che è più importante è che al di là di un'esperienza a volte spiacevole e traumatica, si nasconde, spesso invisibile, spesso impercettibile, una grandissima opportunità di apertura interiore, e quindi lo sviluppo di un talento, lo sviluppo di una virtù, di una capacità di esprimere amorevolezza in un contesto di vita. Perché io considero, anche per le esperienze che ho vissuto a livello spirituale, che sono molte, che il senso della vita è quello di imparare a esprimere amorevolezza nel quotidiano, un po' con lo sforzo, attraverso, no, l'atteggiamento etico, e un po' attraverso un lavoro di autoconoscenza che ci porterà a esprimere amorevolezza senza sforzo. Ma badate, non è fantascienza quella che io vi sto raccontando, perché già molti di voi hanno una amorevolezza su alcuni aspetti della vita, diciamo incondizionata, disinteressata. Per esempio, ci sono persone che hanno un atteggiamento di amore disinteressato, di amore incondizionato con la musica, con la poesia, con l'arte, chi con la scrittura, chi con anche il cucinare, perché no? L'alimentazione è comunque un aspetto importante della vita, no? L'abbiamo visto adesso con, anche come prevenzione a certi virus, a certe infezioni, quanto è importante nutrirsi bene, e quello che poi può creare, no, un terreno fertile per certe situazioni positive o negative. O c'è chi, per esempio, manifesta amorevolezza in modo incondizionato verso gli animali, verso le piante. Ecco, quindi non è un qualcosa di sconosciuto all'essere umano. In realtà ognuno di noi è un maestro, se vogliamo, illuminato, una persona realizzata in certi piccoli aspetti della vita. Il senso della reincarnazione è poi sviluppare questa illuminazione, questa sorta di apertura all'amorevolezza disinteressata in tutti gli aspetti della vita. Ci vuole tantissimo tempo. Quindi, da una parte, facciamo del nostro meglio e cerchiamo di essere amorevoli al meglio che possiamo, anche se siamo ancora nel cammino dell'apprendimento e abbiamo dei limiti, ed è normale avere dei limiti, non è una vergogna avere dei limiti. Dall'altro, da una parte di noi già ha sviluppato un'amorevolezza in certi aspetti, come abbiamo visto poco fa, e dall'altra ci sono degli aspetti, delle virtù, delle capacità che si stanno sviluppando proprio nel corso di questa esistenza, e quindi queste poi hanno portato a vivere delle esperienze traumatiche, e quindi diciamo che l'altra faccia della medaglia del dolore o del disagio che ci può portare a compiere delle azioni negative è che poi
dietro questo dolore, queste esperienze traumatiche che ha determinato questo dolore, in realtà c'è una grandissima opportunità di crescita e quindi una virtù interiore, cioè una capacità, una disposizione di animo a fare del bene in un contesto specifico della vita che, come abbiamo detto prima, può essere la musica, l'arte, la cucina, diciamo la natura, il rapporto con la natura, con gli animali, con le piante, con i bambini, con gli anziani, con certe categorie di persone, eccetera, eccetera. Certi tipi di predisposizione in certi tipi di contesto di vita. Ecco, quindi il lavoro interiore permette sostanzialmente di dare la giusta priorità a quella che è la nostra esistenza, quindi sfruttare la vita proprio come una scuola, quello che è, dove veniamo a imparare, non veniamo quindi a accumulare beni materiali, non veniamo qui a lasciare questi beni ad altre persone. Sì, questo è un effetto secondario, ma la cosa più importante è quello che noi in pratica apprendiamo, le opere di bene che facciamo nella vita è quello che noi soprattutto apprendiamo a manifestare in modo naturale, quindi quando poi la disposizione di animo diventa completamente spontanea, cioè una spontaneità completamente sviluppata, almeno su certi aspetti. Quindi questo è il nocciolo, il lavoro interiore serve a sviluppare l'amore incondizionato nella vita, cercando poi di farlo nei limiti del possibile ognuno di noi. Questo è quanto, Massimo. Certo, certo Gaetano, intanto ricordo che state ascoltando Spazio Aperto, questa è Radio Sarso, ricordo anche alcune emittenti collegate con noi, da Trieste, ondaradio.net, telepiancavallo.it, radiofavoroveneto.it, radiovaldichiana.it, Radio Reno Web, eccetera. Dunque, ecco, volevo capire un attimo questo, in sostanza, stringendo per fare un attimo di un flash di chiarezza ai nostri ascoltatori, cioè un'emozione, quindi può lavorare, un'emozione anche negativa, diciamo così, può lavorare dentro il nostro inconscio praticamente e creare dei problemi anche a distanza di anni, se ho ben capito, Gaetano. Sì. Sì, assolutamente, ma ci sono tantissimi esempi, ripeto, immaginate che io mi sento in colpa perché mi incolpo della separazione dei miei genitori, oppure del fatto che un genitore è salito in cielo, mi incolpo per qualcosa che è capitato. Questo senso di colpa poi mi porterà inconsciamente, ma adesso non è detto che succeda sempre, sono esempi ovviamente, certo, non, certo, ecco, certo. Quindi non va detto che è uguale per tutti quello che sto dicendo, però diciamo che poi questo senso di disagio mi porta sostanzialmente, proprio perché ho paura che si riverifichi lo stesso fenomeno un'altra volta, nelle future esperienze mi porterà ad avere un attaccamento morboso e una paura che l'evento si ripeta, quindi diventerò iperansioso e anche, poi dipende da persona a persona, potrei diventare potenzialmente una persona che controlla tutto quello che fa, fino a controllare anche gli altri, per paura proprio che si verifichi un trauma di quel tipo, dove io di nuovo mi sento in colpa perché magari qualche persona o si è separata o ha avuto dei problemi o ha lasciato il corpo fisico. Per cui certo, il dolore poi noi lo tendiamo a rimuoverlo, lo viviamo intensamente nel momento, ma poi si inabissa nel nostro inconscio se uno non ci lavora opportunamente, ovviamente, e poi diciamo che dal nostro inconscio determina tutta una serie di condizionamenti nella nostra vita quotidiana. Sì. E quindi poi questi condizionamenti ci portano ad agire in modo aggressivo, in modo arrogante, in modo oppressivo, autoritario. Quindi diciamo che così il nostro carattere è comunque l'effetto della nostra esperienza. Ecco, non è una, come posso dire, una novità. Ah, quello che io sto dicendo, ecco, sta di fatto che però se noi trascuriamo certe cose poi gli effetti sono deleteri per noi e per tutta la comunità. Certo, quindi esistono, diciamo così, delle tecniche che tu gentilmente le insegni alle persone per cercare, come dire, di accompagnare queste sensazioni fino piano piano a far sì che diventino, come posso dire, un ramo secco, ecco, che si sbriciolano da sé, potremmo dire così? Diciamo che più che un ramo secco, diciamo che esiste una modalità
che è un insieme di tecniche che fanno parte di una scienza dello spirito, quindi tutto un insieme di conoscenze teoriche che poi, diciamo, poi sono accompagnate da una serie di pratiche spirituali, e queste pratiche spirituali portano piano piano proprio all'imparare a prendersi cura di certi stati interiori. E proprio questo atto di cura, di amorevolezza, cioè dell'imparare a stare insieme con questi stati interiori senza volerli dominare e senza esserne dominati, perché è un disastro se ci domina uno stato interiore, e quindi è un po' come, insomma, un po' come un equilibrista che sta su una corda e non deve andare né a destra né a sinistra. Quindi se vai a destra tu stai dominando lo stato magari con la mente. Lo stai reprimendo, lo stai in pratica evadendo, lo stai mettendo di lato, che può essere anche una strategia all'inizio perché magari uno non è subito pronto ad affrontare l'interiorità. Se invece vai troppo a sinistra, è lo stato che praticamente ti sta dominando, quindi hai delle crisi e può portare poi a gesti inconsulti, gesti folli. Quindi diciamo che un lavoro interiore profondo ti porta proprio a imparare a stare in modo, diciamo, neutro, in equilibrio con quelli che sono certi stati interiori. E proprio grazie a questo processo, vivendo gli stati interiori dentro di noi, piano piano quello che accade è che noi iniziamo un percorso esperienziale di conoscenza, perché la conoscenza è per esperienza, deve essere diretta. Quindi è come se facessimo un viaggio dentro di noi dove piano piano ci rendiamo sempre più conto degli stati che ci attraversano, e man mano che li riusciamo a vivere, attenzione, ve lo ricordo ancora un'altra volta, senza esserne dominati, perché se no i discorsi stanno a zero, è meglio allontanare uno stato se mi domina. Quindi senza esserne dominato. E senza che nemmeno io lo domini e quindi lo reprima, quindi lasciando con opportuni metodi, esercizi, come dicevi giustamente tu, Massimo, piano piano, ecco, questo stato che all'inizio magari io avrò conflitti con una parte dolorante perché non lo voglio avere, mi dà fastidio, tende a dominarmi, tende a sovrastarmi, non ci riesco a stare, non lo voglio, lo nego, c'è una fase di negazione. Dopodiché c'è una fase di rilassamento dove comincio a, cioè lo stato magari ancora c'è, ma io diciamo non lo nego più e ho compreso che comunque ci devo imparare a convivere per un periodo. Dopodiché lo stato piano piano incomincia a non solo a diminuire di intensità, ma io e lo stato stesso, diciamo, incominciamo a diventare un tutt'uno, ma in senso proprio amorevole, della parola amorevole, fino al punto proprio di sentire amorevolezza per una parte di me che magari prima sentiva senso di colpa, spinta a controllare, spinta al perfezionismo, spinta a fare oltre quello che è necessario proprio per una mancanza di stima e di fiducia in me stesso. Piano piano incomincio ad avere compassione per tutta una serie di stati che già incominciano a non dominarmi più nella vita quotidiana. Questo, diciamo, processo di convivenza continua a procedere nel tempo fino poi a trasformarsi proprio in una completa armonia, dove non ho più certi stati interiori e dove incomincio a sentire dentro di me una forza che viene dal cuore, che mi spinge a fare del bene in una certa direzione di vita, per esempio con gli animali, con le piante oppure con i bambini. E diciamo che ovviamente l'apertura di questa virtù, di questa qualità interiore, no? Cioè di esprimere amorevolezza in un contesto di vita senza sforzo, cioè mi nasce proprio da dentro, all'inizio è intermittenza, quindi un po' continua a esserci certi stati di disagio e un po' incomincia a uscirmi questa fiamma, questo fuoco di amore, di voler fare del bene in un certo aspetto della vita. Proprio sento proprio una chiara e netta sensazione di forza e non so nemmeno spiegarmi da dove viene, in realtà viene da dentro di me. Quindi, come si dice, affrontando il buio dell'anima si incontra la luce, si incontra la luce del risveglio del bene. Ecco, che poi avviene a piccoli passi. Ecco, quindi Certo. io darei un po' questa descrizione, quindi ecco, non so se, ecco, se vuoi dire qualcosa, se vuoi farmi qualche domanda.
Ma guarda, io mi metto un po' nei panni degli ascoltatori, chi per la prima volta sente queste informazioni, alle domande più classiche, una per esempio potrebbe essere questa: dopo quanto tempo si può percepire dei miglioramenti in questo senso? Perché penso che non saranno tempi proprio immediati. No, no, perché noi siamo completamente abituati al contrario, cioè se c'è uno stato di disagio da quando siamo bambini, sostanzialmente veniamo stimolati più o meno grosso modo dai luoghi comuni sociali, un po' dal modo di pensare comune, siamo stimolati a mettere da parte tutto quello che viviamo dentro. E quindi poi tendiamo a controllare tutto attraverso la mente razionale, quindi poi col tempo, quando si vivono stati molto violenti, si arriva a esplodere e a diventare emotivi, quindi delle persone completamente sovrastate degli stati, oppure iperrazionali, quindi completamente anestetizzati, al punto da non sentire più nemmeno le cose piacevoli, quindi non sentiamo più nemmeno che siamo capaci di amare perché siamo talmente anestetizzati che non solo non sentiamo il dolore, non sentiamo nemmeno il piacere, non sentiamo l'amore. Ecco, per cui è certo, come dicevi tu, non sono tempi brevi, perché in realtà prima ci dobbiamo un po' deanestetizzare, quindi di solito per avere una certa domestichezza e una, diciamo, formazione di base nell'affrontare gli stati interiori ci vogliono minimo un paio d'anni, secondo me. Ma è una previsione ottimistica. Ecco, giusto proprio per avere un'infarinatura ufficiale. Prima è impensabile, però è normale che sia così, perché è tutta, diciamo, una rieducazione al vivere ciò che si muove dentro di noi, che non è banale, perché se noi siamo abituati a mettere da parte un qualcosa di disagevole, perché lo vediamo come sbagliato. Incominciare invece a vederlo come una parte dell'esperienza, come parte comunque della vita con cui bisogna imparare a relazionarci, e che è una cosa, diciamo, normale, tutto sommato, e che dobbiamo semplicemente imparare a viverlo in un modo, come posso dire, armonioso, non è banale. Certo. Ecco, ma lo ripeto, scusatemi se insisto su questo, adesso noi stiamo affrontando tanto adesso il discorso degli stati disagevoli, però in realtà il lavoro interiore non mira agli stati disagevoli, mira a insegnare all'individuo a stare con quello che c'è. Quindi quando c'è lo stato di comodità, uno sta con lo stato di comodità. Quando sta con lo stato di disagio, sta con lo stato di disagio cercando di non dare potere e nemmeno di ignorare. Quindi non è un invito a stare nel disagio sempre. Ecco, questo perché no, anche non si confondano chi sta ascoltando. In realtà è un imparare a stare nel qui ed ora, solo che noi siamo abituati a stare bene quando stiamo bene, e quando c'è il disagio cerchiamo di metterlo da parte. E quindi per questo motivo tante volte si parla di più del disagio rispetto alla parte bella, comoda, che invece è molto consistente quando uno fa un lavoro interiore, eh? Cioè va detto questo, quindi si sente molta più tranquillità, molta più pace. Questo diciamo già anche molto prima dei 2 anni. Si avverte proprio che c'è uno stato di maggiore pace e di maggiore presenza, soprattutto nella vita quotidiana. E poi è chiaro che non è facile, come dicevamo, Massimo, relazionarsi con gli stati scomodi, e quindi sì, questo richiede alcuni anni, sicuramente, prima che uno possa trovare un equilibrio e possa arrivare a un ridimensionamento della propria capacità di stare insieme agli stati, diciamo, scomodi. Certo, ecco che in un pianeta come questo, che è tutta una corsa, a parte questi ultimi 2 mesi e mezzo, insomma, due, anche 3 mesi alla fin fine, diciamo 2 mesi e mezzo, ecco, che la gente è rimasta in casa, potrebbe essere stato questo il momento per riscoprire l'importanza di gustarsi la vita e non sempre essere di corsa dalla mattina all'alba fino alla sera a notte, perché di fatto succede questo, insomma. Sì, sarebbe dovuto essere questo, però diciamo che poi in realtà tutti i nodi vengono al pettine, nel senso che poi nel momento in cui siamo costretti a stare chiusi in casa, si pongono due problemi sostanzialmente. Il primo è l'equilibrio familiare o comunque di gruppo, se uno non è all'interno di una famiglia, e il secondo è di equilibrio interiore. Perché?
molto semplice, perché se noi siamo abituati a fare 3.000 azioni all'esterno, nella vita esterna, e a fare tante cose, nel momento in cui ci fermiamo, in pratica non diamo sfogo a tutta una serie di spinte interne che prima venivano soddisfatte, queste spinte interne. Quindi è ovvio che nel momento in cui queste spinte interne non trovano più uno sfogo all'esterno, alcune di queste spinte magari venivano da una reale ispirazione amorevole, e quindi va bene, tutta più uno sente il dispiacere, ma troverà un modo comunque di continuare a essere di aiuto in un modo alternativo. Qualora invece queste spinte di strafare nella vita esterna e di accelerare tutto vengano, invece venissero da un disagio interiore, come purtroppo è nella maggior parte dei casi, in moltissimi casi, allora nel momento in cui tu non ti trovi, diciamo, completamente fermo, questo ti mette in crisi, ti mette in profonda crisi, perché è difficile stare con se stessi. Oltretutto, se nessuno te l'ha mai insegnato, è difficilissimo. Puoi andare in crisi, puoi vivere degli stati di confusione, puoi avere degli improvvisi attacchi di nervosismo, di ansia, di panico, possono succedere fenomeni di tutto tipo, e ovviamente un incremento anche dei conflitti familiari, perché magari l'equilibrio familiare che si era stabilito durante la vita normale era che uno si vedeva la sera e ognuno aveva un po' trovato il modo di costruire i propri spazi. Nel momento in cui invece gli spazi sono sempre sovrapposti e non c'è possibilità di uscire di casa, è chiaro che si crea potenzialmente una condizione di frizione molto più marcata rispetto a prima, e quindi è inevitabile che questo poi possa, laddove appunto c'è una mancanza di cura di quella che è l'interiorità, ovviamente dare poi il via libera a tantissimi conflitti familiari. Questo è anche scene violente, fino ad arrivare a scene molto violente. Sì. Questo è purtroppo è inevitabile, perché, lo ripeto, non si può fare i conti senza l'oste, non si può dire volemosi bene, cerchiamo di fare del bene, cerchiamo di essere positivi, di aiutare il pianeta, cerchiamo di fare delle opere positive. Ma come faccio a fare delle opere positive se io dentro ho un'ansia fortissima e non mi sento bene con me stesso, e ho bisogno di sentirmi riconosciuto dall'esterno, mentre prima facevo 8.000 cose contemporaneamente, adesso non riesco più a fare le cose che facevo prima, vado in crisi. Certo. Durante la giornata scoppio a piangere, divento aggressivo, ecco. Ecco, però secondo te è positivo che una famiglia, un nucleo familiare, non sia in grado di stare insieme dentro in casa? Penso che è parte dell'alienazione, perché no, spesso l'essere umano parla degli alieni, ma i veri alienati siamo noi, quindi non è per niente normale, è un'alienazione, un'aberrazione dei rapporti umani il fatto appunto di non riuscire a stare insieme. Uno, di non riuscire a stare insieme dentro il nucleo familiare, e due, che poi è collegato, ovviamente, di non riuscire a stare insieme con quello che accade dentro di noi, che poi, l'abbiamo visto, ci domina, ci porta a essere controllori, oppressori, autoritari, aggressivi, arroganti, presuntuosi, senza volerlo, perché nessuno vuole essere sgradevole, no? Ma accade che lo è, perché se non si prende cura, quindi è sgradevole a causa di moti interni assolutamente trascurati, ed è chiaro poi che questo influisce anche nelle relazioni familiari, che poi si creano competizioni, si creano rancori, si creano adesso te la faccio pagare, tu mi fai questo, adesso io ti faccio quest'altro, si crea una sorta, no, di clima poi di sfida, e quindi no, non è per niente sano che questo avvenga assolutamente, e secondo me questa situazione proprio è come se avesse messo a nudo tante difficoltà sociali dell'umanità contemporanea, e questa è una di quelle difficoltà. Sicuramente una molto grave. L'uomo non sa più stare con se stesso, non sa più stare nemmeno con le persone a cui in teoria, no, con cui ha diviso la propria vita, che ama o che dice di amare, cioè non riesce a stare insieme, non riesce a dividere un luogo.
Quale occasione migliore per dire finalmente sto vicino alla mia compagna o viceversa? Ecco, cioè, potrebbe essere questa l'occasione veramente di dire rivediamo insieme un po' il tutto, capire tante cose e quindi, come dire, ricalcolare non è un bel termine, diciamo rivedere, ecco, la nuova strada dopo questo periodo in maniera diversa, la strada percorsa. Assolutamente. Ecco. Esatto. Assolutamente, assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Infatti, uno degli importanti messaggi proprio a livello spirituale legati al Covid-19 è, oltre al fatto che comunque l'uomo agisce in modo egoistico, predatorio, e la natura genera degli anticorpi per difendersi dal virus essere umano, quindi il fatto che comunque quello che sta vivendo oggi l'umanità è un effetto diretto dell'azione non etica dell'essere umano. Quindi a parte questo che può essere, no, una prima lettura di quello che sta accadendo oggi nel pianeta, l'altra lettura è che comunque l'uomo non sa stare da solo e che quindi è invitato a stare da solo proprio da una situazione di emergenza come quella che appunto stiamo vivendo. Ecco, per cui diciamo che è un'opportunità di crescita e magari lo è ancora per un pochino di tempo per alcuni di noi, perché adesso insomma non è, sì, riprenderemo a muoverci, ma io credo con moltissima prudenza, giustamente, ecco, senza diciamo sottovalutare o prendere sotto gamba la situazione che sembra per il momento dare segni di alleggerimenti, ma ecco, ripeto, io almeno personalmente credo che occorra molta prudenza, quindi ancora per un po', secondo me, dovremmo stare in casa, Massimo, con, diciamo, perlomeno cercare di avere la massima prudenza possibile, per cui, diciamo, c'è ancora, una possibilità, no, di apprendimento. Eh sì, esatto, sono d'accordo. Infatti, fino a che il virus circola, è bene stare il più possibile in casa, insomma. E dunque, cosa voglio dire? Sì, poi parlano addirittura anche di nuove ondate in arrivo in autunno, ma chissà perché, da che punto, da che base, da quale motivazione si arriva poi a dedurre questo. Ecco, c'è anche tanta di quella confusione che effettivamente anche noi, diciamo, giornalisti freelance, non sappiamo poi cosa dire agli ascoltatori? Perché qualsiasi cosa che dici ti viene anche il dubbio. Quindi io direi di lasciar stare, di stare attenti a questo virus che finché in circolazione è bene stare in casa e cogliere, appunto, come si diceva prima per ricollegarmi al discorso, cogliere l'occasione di rivedere la propria vita, insomma, ecco, Esatto. la vita, ecco, vorrei dire questo alla fine va anche vissuta, non solamente lavorare, obblighi, correre e pressioni continuamente, va anche vissuta, insomma, ecco, questo è il concetto. Esattamente, questo è molto importante perché sì, noi in realtà viviamo la vita per sopravvivere. Quindi la maggior parte di cose che noi facciamo le facciamo perché non sappiamo fare di meglio. Poi magari ci sono delle isole felici, però la maggior parte di noi agisce come dei robot automatizzati. Ci svegliamo, facciamo colazione, andiamo al lavoro, mangiamo velocemente perché dobbiamo andare subito di nuovo al lavoro, poi lavoriamo, torniamo a casa, buonasera, ciao, come stai? Che hai fatto oggi? Come va? Ah, sì, tutto bene. Ah, buonanotte, e finisce la giornata. Ed è così per 365 giorni all'anno, magari c'è qualche giorno di ferie leggermente diverso, però comunque l'essere umano in questo momento è alienato, è proprio lontano dalla vita, è completamente, in molti casi è completamente proprio incosciente. Per cui io credo che questa è una grandissima opportunità per riformare, hai detto bene tu, per revisionare la nostra vita. Certo. Ecco, cercando di fare molta più chiarezza dentro di noi su quello che è il reale senso della vita, su quelle che sono le priorità, che cos'è che vogliamo noi, a noi che cos'è che interessa, no? Anche farsi questa domanda, che cos'è che interessa a me? A me interessa che io stia bene, che stia bene io, che stia bene la mia famiglia? E poi chiedersi anche, ma la mia famiglia può stare bene se il pianeta sta male? Se ci sono altri esseri che stanno male?
cominciarsi proprio a mettersi in discussione, no? Che cos'è che può far star bene l'individuo? E aprire un dibattito dentro di me, incominciare a fare una ricerca, perlomeno, non dico che no, spiritualizzarsi, ma perlomeno farsi delle domande di una certa importanza e arrivare proprio, secondo me, a comprendere che è il benessere collettivo che può portare al benessere individuale. E quindi non ha senso correre, investire tutte le proprie risorse per un benessere diciamo dell'individuo singolo, perché tante volte non c'è nulla di male a stare nel benessere, per carità, non è che, però nel momento in cui noi lo vogliamo a tutti i costi, poi diventiamo capaci di qualunque azione, diventiamo insensibili, diventiamo menefreghisti, non ce ne importa più nulla che gli altri soffrono, che gli altri vanno male, adesso penso a me stesso. E quindi in realtà poi non si costruisce niente così. È proprio per questo che ci troviamo nella situazione attuale, lo ripeto, dati alla mano, problema della fame del mondo in peggioramento, più di 800 milioni di persone che continuano a morire ogni anno, 30 guerre nel mondo, inquinamento climatico allarmante e disboscamento e sfruttamento massiccio delle risorse planetarie. Quindi io credo che dobbiamo riflettere molto, dobbiamo voltare pagina, dobbiamo cercare di rendere la nostra esistenza significativa, altrimenti viviamo una vita inutile, una vita che non tiene nulla di bello, di amorevole, è solo una vita robotica, automatizzata, diventiamo praticamente un numero. E però sì. Poi diciamo che la colpa è dei politici, che la colpa è del sistema, siamo noi che diamo potere a tutto questo, parte da noi. Sì. Quindi io penso che il cambiamento deve partire da noi, siamo noi che dobbiamo incominciare a operare un cambiamento, a mettere in discussione la nostra vita, le nostre scelte. Sì, certamente. No, infatti si sentono anche a volte gruppetti di persone parlando, eccetera, in questi anni, quasi come dire, che vivono, lavorano tantissimo per vivere solamente quei 15 giorni, quando va bene 20, in agosto per le ferie. Ecco, come se tutta la vita fosse proiettata lì, no? E si toccasse ecco, il punto massimo di splendore. E invece non è così, intanto perché poi quelle due settimane passano, cioè sono già passate, ecco. Cioè voglio dire, dopo ti ritrovi al punto da capo, ma in tutti i, come dire, tra virgolette, i santi giorni che passano, cosa sono? Ore da buttare via? Oppure effettivamente dovremmo vivere, insomma, almeno una buona parte di quelle ore? E invece non è così, anzi ti faccio un esempio, mi raccontava un amico, il famoso, ecco, famoso ricco nord-est, la locomotiva di tutte le regioni, solamente il nord-est riesce a tirare sull'Italia, no? Che poi basta vedere un po' come hanno scassato il territorio a son di cementificazione. Chiusa questa parentesi, ecco, mi diceva che lui, diciamo, lavorava su una di queste ditte sotto a privati e lì alla sera facevano la gara chi andava via più tardi, per far vedere, ah, io ho fatto più di tutti, ho lavorato più di tutti. Ecco, se siamo arrivati a questi punti, ma io credo che veramente la situazione è grave, se non gravissima. Ci vuole discernimento, perché io penso che la passione è quel fuoco dentro, no, che magari ci può portare ad avere passione nel lavoro, ci può portare a volte, no, a fare più di quello che dovremmo fare, e questo poi magari è anche l'estro, no? Ci può anche stare. Il sì. Problema è quando poi questo accade, perché noi dobbiamo dimostrare agli altri che valiamo. Quando cerchiamo riconoscimento dal nostro capo, quando dobbiamo dimostrare a noi stessi che valiamo, quando ci sono tutta una serie di, appunto, quei famosi condizionamenti che derivano dalle situazioni non risolte della nostra vita, di cui ci dovremmo prendere cura, perché poi dietro queste situazioni non risolte, che comunque ci dominano negativamente nella quotidianità, portandoci a compiere delle opere, diciamo, deleterie, si nasconde un grande apprendimento spirituale, quindi la possibilità di manifestare amore in un contesto specifico di vita, una virtù. Per cui, caro Massimo, questa situazione è molto molto importante, quella proprio di prendere coscienza
che noi tendiamo a vivere come degli zombie, degli automi la nostra vita. Purtroppo è così. Io poi, per me, l'esistenza dei mondi spirituali è una certezza, perché li ho vissuti, perché mi sono proprio delle prove concrete che i mondi superiori esistono. In tante esperienze ho potuto proprio toccare con mano che era vero quello che avevo visto, ho potuto avere proprio delle prove. Ovviamente non posso convincere il pubblico, le persone, quindi ognuno giustamente ha la sua opinione, ma per me insomma è certezza, perché niente, ho avuto delle prove inoppugnabili. E posso dire che poi, quando tu in pratica fai il rendiconto, perché si arriva, tutti arriveremo a rendere conto della nostra esistenza prima o poi, prima o poi. E questo potrà accadere sicuramente nel momento in cui saliremo in cielo o in occasione della seconda venuta di Cristo. Quindi ognuno di noi si troverà a dover fare i conti con le proprie opere, con il proprio modo di vivere, e a quel punto sono dolori, perché nel momento in cui io mi rendo conto che ho vissuto la vita condizionata dalla paura di non essere riconosciuto, dalla paura di non farcela a mangiare, e che ho accettato e subito tutta una serie di azioni per non affrontare certe cose nella vita, e quindi sono rimasto in una zona di comfort, non riuscirò a perdonarmi, non avrò pace nel cuore. Questo mi porterà proprio a non sentirmi assolutamente ad agio con me stesso. Ricordatevi che tutto quello che facciamo qui, in questa vita, non va nel dimenticatoio. Noi siamo proprio dei bambini nell'universo e non ci rendiamo conto. Noi pensiamo che possiamo controllare tutto attraverso gli esperimenti scientifici, che siamo avanzati, ma siamo proprio dei bebè dell'intelligenza. In realtà noi siamo monitorati secondo per secondo, ogni azione che facciamo viene registrata, ma innanzitutto viene registrata dalla nostra struttura interiore, per cui nel momento in cui lasceremo questo mondo o interverranno delle potenze superiori, poiché ci troviamo in una fase importantissima dell'umanità a ridosso di una fine di un'era, ma in senso positivo, nel senso che poi verrà un'era molto migliore rispetto a questa, non purtroppo per una piccola parte di persone, non per tutti, quando noi ci troveremo di fronte a certe potenze spirituali, in qualunque modo questo avvenga, non potremo più ingannarci, vedremo che l'unico senso che ha la vita è davvero quello di esprimere amore, di vivere bene insieme agli altri, di godere del creato, di questa bellissima opportunità che il divino ci ha dato. E quindi faremo fatica a darci pace, pensando di aver perso un'intera esistenza a cercare sicurezze esterne, invece che preoccuparci di portare sostegno laddove è necessario sostegno, e quindi alle persone in difficoltà, laddove non ci siamo mai preoccupati di portare sostegno a delle parti di noi che siamo venuti a risolvere, a far maturare poi in virtù, in talenti. Quindi è un po' come se uno va a scuola, viene bocciato e poi deve ripetere l'anno. È mica un anno, cioè, non è facile vivere. Ecco, possiamo dire quindi che nell'universo tutte le cose si assomigliano, sono simili? Sì, in questo senso assolutamente sì. Prendevo l'esempio che hai fatto, no? Del ragazzo che poi appunto ripete l'anno, perché siccome un po' tutto si assomiglia, ecco, potremmo quindi sottolineare questo concetto? Sì, assolutamente, cioè nel momento in cui noi veniamo nella vita terrena, ripeto che per me è una certezza, perché ho avuto delle evidenti prove, che però ovviamente non posso portare a voi ascoltatori e né a te Massimo, quindi poi ognuno è libero giustamente di credere ciò che vuole, però nel momento in cui per me è certezza che veniamo qui da mondi spirituali per imparare in questa realtà materiale a esprimere amorevolezza, perché questo ci arricchirà tantissimo anche nei piani spirituali, e quindi ci porteremo un bagaglio di apertura, di amorevolezza inimmaginabile. Per cui noi veniamo qui proprio per imparare a esprimere questo amore con la famiglia, con il lavoro,
con gli anziani, con i bambini, con le persone in difficoltà, con la madre terra, con la natura, con gli esseri viventi e con quello che accade dentro, ovviamente, che poi è collegato, perché quello che accade dentro determina poi quello che accade fuori. È una legge spirituale inesorabile. Per cui diciamo che se noi veniamo in questo mondo e la nostra priorità, anziché esprimere amorevolezza e prendersi cura di quello che accade dentro, è quella di accumulare beni materiali, di comprare 5 case o più case possibili, di avviare un'attività e avere successo, diventare famosi, di avere tante donne, oppure anche magari una famiglia normale, di avere il benessere, che non c'è nulla di male a vivere il benessere, ripeto, non è che uno si deve sentire in colpa, ma non può essere una priorità di vita. Ecco, la priorità di vita è il benessere interiore, il benessere spirituale, quello quando c'è ed è vero, è eterno, è per l'eternità, ce lo portiamo ovunque, anche quando lasceremo questo abitacolo, questo veicolo che è temporaneo. Sì. Ecco, la domanda naturalmente che emergerebbe subito dai nostri ascoltatori è quando si lascia questo abitacolo, un po' come quando il pilota lascia la Ferrari, no? Ecco, la Ferrari per quanto sia una macchina eccezionale, ma senza il pilota, cioè senza lo spirito, non va avanti. Quindi come noi lasciamo la macchina qui, sarebbe il corpo, però lo spirito prosegue. Questo concetto è corretto, Gaetano? Altro che io l'ho vissuto personalmente, io mi sono sdoppiato dal corpo fisico e ho potuto perlustrare la zona dove, vicino a dove si trovava il corpo in quel momento, e ovviamente che era in vita, se no non potrei essere qui, e ho potuto notare che certo lo spirito può lasciare il corpo completamente. E può vedere la realtà oggettiva, cioè può vedere degli oggetti, delle situazioni che stanno realmente accadendo e quindi può in qualche maniera, ecco, può interagire. Quindi per me è una realtà certa perché io ho avuto modo proprio massimo di verificare situazioni che stavano accadendo, che ho visto in questi sdoppiamenti corporei e poi effettivamente erano accadute e io non potevo in nessun modo sapere che questi fenomeni stavano accadendo. Quindi questo mi è successo più volte e mi succede diverse volte, quindi non è che io me lo vado a cercare. Quindi lo spirito resiste alla morte del corpo fisico, assolutamente, assolutamente, senza ombra di dubbio per quella che è la mia esperienza. Ovviamente non posso obbligare gli altri a credere. No, chiaro, ascoltiamo la tua esperienza e tutte le spiegazioni, insomma, ecco, siamo un'emittente libera e quindi ascoltiamo anche queste cose che comunque, permetti, da giornalista posso dire, per abballare un attimo, per confermare anche quello che stai dicendo, perché altrimenti la gente dice, allora è una radio libera, una TV libera, vanno tutti a parlare e dicono quello che gli pare. No, non è così, perché io effettivamente ho visto dei documenti importanti dove praticamente c'è la conferma di questa presenza extraterrestre. Ora non scendo nel merito, anche perché insomma dell'ufologia abbiamo parlato la volta scorsa, però c'è questa documentazione molto ampia. Un documento stesso lo potete trovare all'interno, anzi, della testata pianetaoggitv.net, che è diretta dal sottoscritto, c'è nel filmato video in evidenza, c'è proprio un documento che parla molto chiaro, insomma, ecco. E quindi voglio dire, noi abbiamo motivo di pensare sulla base di questa documentazione che spessissimo l'ho trovata inconfutabile che questa presenza esiste. Quindi queste tue spiegazioni, questi tuoi racconti per noi sono importanti, abbiamo motivo di crederci, quindi io permetto che questa cosa venga divulgata assolutamente, ok? La documentazione che esiste conferma queste cose, le conferma pienamente. Ecco, magari un giorno potremmo fare, ma ne ho fatte tante di trasmissioni proprio sulla base di questi documenti. Quindi per noi, ecco, non è una novità quello che ci dici, anzi, quindi è motivo molto interessante per ascoltarti e poi anche con te insieme a fare degli approfondimenti, cioè capire sempre di più cosa c'è dentro al contenitore UFO, ecco, quello che tutti quanti non dicono, anzi ora c'è.
questa moda di dire, no, quando una notizia diventa scomoda, ah, allora è una fake news. No, signori, a questo gioco noi non ci stiamo, non è così. Ecco, poi ognuno può pensare, libero di pensare quello che vuole, per carità, nulla, certo, nulla da dire. Però intanto io posso confermare che la documentazione c'è e quindi motivo di approfondimento. Guai rifiutare le cose. Non, io non mi metto i parocchi davanti, ecco. Che no, poi sono i parocchi. Prego, Gaetano. Che poi sono esattamente le domande più importanti che un essere vivente sostanzialmente si pone in vita. Cioè, le domande più importanti, almeno dal mio punto di vista, ma credo che questo sia riconosciuto un po' da tutti, sono: la prima in assoluto è che cosa accade dopo la morte fisica, e la seconda, che poi è molto molto sviluppata in questi ultimi 100 anni, dato anche le grandi conquiste, si fa per dire, dell'aeronautica e anche, diciamo, dei viaggi extraplanetari, no? Con i mezzi a disposizione della NASA e anche di altre agenzie spaziali, ed è se siamo soli nell'universo. Quindi le due domande di base qual è? La prima è che cosa accadrà dopo che lascio il corpo, che muoio, e la seconda è: siamo soli nell'universo, esistono altre comunità, altri esseri più evoluti di noi? Ecco, quindi qui noi andiamo proprio alla base proprio dell'individuo, delle domande più basiche che si può fare un essere pensante. E la cosa incredibile è che l'umanità di oggi investe pochissimo nel rispondere a queste domande, ed è assurdo se ci pensi. Perché? Perché come fai a vivere una vita senza sapere quello che ti accadrà quando morirai? Perché io, se so quello che mi accade dopo che muoio, scusatemi, mi organizzo. Perché se io so che finisce tutto, allora cerco di arraffare tutto quello che posso arraffare e vivere la vita appunto nel modo più materialistico possibile. Se io invece so che dopo la vita, diciamo, lo spirito continua e che rimangono soltanto le opere amorevoli, e che le opere deleterie in realtà mi porteranno dolore, mi porteranno miseria, mi porteranno mancanza di autoperdono, scusate, io mi organizzo, non cerco più la realizzazione della materia, cerco di costruirmi una vita all'insegna del benessere collettivo. Quindi com'è possibile che si investe zero sul cercare di rispondere a una domanda così importante? È assurdo, perché la maggior parte di noi, a meno che uno non sia molto religioso, ovviamente, quindi sia credente, e non, cioè, vive la propria esistenza così, nell'incoscienza, senza sapere come andrà a finire dopo. Ma vi rendete conto? Proviamo a trasporlo in un concetto pratico. Immaginate che voi venite assunti da una ditta, e questo purtroppo poi accade, tante volte, sembra, ho avuto un esempio in mente, farò sorridere, e non sapete che fine farete. Non sapete se venite assunti, non sapete se venite licenziati. All'inizio uno ci può anche stare, ma un'esistenza intera così, cioè uno sta nell'ansia. Certo. Finché un mese di prova va bene, ma cavolo, 90 anni così è tosta, oh. E oggi si vive così, non sai mai cosa succede da qui a 2-3 mesi, insomma, specie chi lavora nel privato, no? Certo. Quindi ecco, poi in ambito ufologico sicuramente, che poi risponde alla seconda di queste domande, quindi se siamo soli nell'universo, ormai è stata prodotta una quantità tale, una mole tale di documenti, che è difficile negare il fenomeno. Oltretutto credo massimo che lo abbiano anche ammesso direttamente quelli della Marina Militare negli Stati Uniti e lo stesso Pentagono, mi sembra, nell'ultimo mese, non vorrei dire un'inesattezza. Quindi ci sono delle fonti ufficiali che parlano di fenomeni aerei non identificati garantiti, cioè dicono che i filmati rilasciati dalla Marina Militare sono autentici. Quindi le stesse autorità ufficiali parlano appunto che esistono dei documenti autentici di oggetti intelligenti non identificati, tra virgolette, che comunque sono reali.
Ecco, quindi non sono più supposizioni di un manipolo di persone infervorate o fanatici, tra virgolette, no? Lo sta dicendo un'autorità. Certo, infatti per quello dicevo ci sono dei documenti molto molto importanti che noi quindi abbiamo motivo di credere che questi fenomeni ci sono e quindi benvengono ecco, le tue spiegazioni di persone che hanno mai anche vissuto delle esperienze, perché a questo punto noi come dire, se non altro anche per dovere di informazione nei confronti dei nostri ascoltatori vi chiamiamo e vi chiediamo a voi contattisti, cioè cosa avete visto, cosa sono, che messaggio ci vogliono dare. Perché non atterrano tutte le principali città europee, ad esempio, perché c'è tutta una risposta a questo. Quindi, appunto, ecco, benvengono quindi queste spiegazioni, assolutamente sì. Quindi potrebbe essere una speranza, essere coscienti che c'è questa, sì, intanto un avviso della regia, perfetto, ecco, dobbiamo stringere un attimo perché tra poco partono i TG regionali. Allora, volevo dirti questo, possiamo concludere così, in brevissimo, poi in sintesi. Primo, se questa cosa, sapere che c'è questa esistenza può essere utile anche a farci star meglio, cioè ci dà un attimo di speranza. E poi se puoi accennare proprio rapidamente a delle teleconferenze che tu hai fatto su alcuni argomenti molto importanti. Allora, assolutamente sì, l'esperienza che noi stiamo vivendo la scriviamo noi, decidiamo noi come agire, quindi la nostra esperienza di vita terrena, dal mio punto di vista ovviamente, diventa utile e importante nel momento in cui siamo noi a scrivere le pagine della nostra vita cercando di portare il cambiamento che vorremmo vedere all'esterno, invece che di cercare questo cambiamento negli altri, nelle persone, anche se vogliamo nella politica, dobbiamo essere noi a metterlo in pratica, dobbiamo essere noi che in modo pacifico, amorevole, incominciamo a sviluppare un atteggiamento di rispetto verso il pianeta, verso la natura, verso gli esseri viventi, verso quello che accade dentro di noi. E questo può essere quindi una speranza importantissima per ogni individuo e la possibilità di gettare le basi di un futuro migliore per tutti. Ecco, questo senza ombra di dubbio. Quindi la speranza c'è, è forte e abbiamo ancora possibilità di cambiare direzione in modo costruttivo e positivo. Poi, per chi appunto fosse interessato a conoscere un pochino di più i temi legati al lavoro interiore, è importante sapere che c'è tutta una concezione della realtà basata sulle rivelazioni che ho ricevuto da i miei contatti con entità solari. Rivelazioni che poi ho anche sperimentato e vissuto sulla mia pelle, quindi non è soltanto un racconto che ho sentito, ma anche che ho sperimentato attraverso un lavoro interiore e di autoconoscenza che tuttora continua a distanza di diversi anni, ormai potremmo dire 25. E poi diciamo le conferenze che io suggerisco per avere un'idea di quello che può essere l'impalcatura teorica e la concezione dell'universo è la prima, si chiama Cosmogonia e le sette dimensioni e si può trovare sul canale YouTube cercando Gaetano Pedullà lavoro interiore. La seconda conferenza, che è la continuazione della prima, si intitola Le leggi macrocosmiche e evoluzione dell'essere umano e anche quella la troverete su YouTube, il mio canale Gaetano Pedullà, lavoro interiore, e lì potrete fare tutto l'approfondimento che volete, sono circa 7 ore e mezza di informazioni molto dettagliate e avrete modo proprio di approfondire tantissimi argomenti. Ecco, io con questo ho finito, Massimo. Sì. E ti ringrazio tantissimo. Grazie a te di cuore per queste spiegazioni che assolutamente faranno bene, anzi fanno bene anche ai nostri ascoltatori, motivo anche di una speranza in questo pianeta sempre più nefasto, che è attraversato da ombre sempre più dense, le cose non vanno bene, l'uomo non è in sintonia con la natura e questo vuol dire rischiare parecchio. Ecco, grazie ancora doppiamente a Gaetano Pedullà.
Benissimo, allora io anzi colgo l'occasione per riproporgli l'invito anche per la prossima settimana, che andremo a un pochettino così a studiare queste teleconferenze che prima ci hai accennato, ecco, vedremo di capire un po' meglio questi argomenti e ci dedichiamo un'altra trasmissione di Spazio Aperto, potremmo dire speciale Gaetano Pedullà, abbiamo proprio questa grande occasione e anche fortuna, diciamo, di conoscerti e che ci dai queste speranze e queste conoscenze molto profonde, di spessore molto intense. Ti ringrazio davvero di esistere, guarda Gaetano, grazie veramente di cuore. Stacchiamo dunque il collegamento con Roma. Allora a questo punto io mi congedo molto rapidamente con voi gentili ascoltatori, sono le 22:53, abbiamo sforato tantissimo, ma meritava. Quando Massimo sfora vuol dire che veramente vi assicuro l'argomento merita. Ringrazio tutti gli ascoltatori, molto numerosi, so ci seguono dal Friuli Venezia Giulia fino giù in Toscana e anche oltre. Ringrazio la regia centrale Rosario Moreno, tutte le emittenti collegate. Ora linea subito ai telegiornali locali, ai TG regionali dalla Toscana con l'emittente di Cinciano Terme Telidea. Grazie per averci seguito. Da Massimo Bonella un saluto cordiale a voi tutti. Va ora in onda Spazio Aperto a cura della testata giornalistica Pianeta OGTV.